Sono Maria Rosa Azzolina, presidente dell'Istituto Italo-Cinese e vicepresidente dell'Associazione Italia Hong Kong. L'Istituto Italo-Cinese è stato fondato nel 1971 dal senatore Vittorino Colombo per le relazioni diplomatiche e culturali tra l'Italia e la Cina. È stato fondato dopo l'associazione interna parlamentare Amici della Cina che è stata aperta nel 1970, quindi noi siamo la parte pubblica e loro avevano una parte governativa. L'Istituto Italo-Cinese si è sempre occupato di mostre e di attività culturali, scambi culturali tra l'Italia e la Cina, non solo fra le due nazioni ma anche con la comunità cinese in Italia e siamo molto vicini alla comunità da sempre. Abbiamo organizzato diverse mostre in Cina con le opere di Leonardo, nel 2016 al Museo della Tsinghua di Pechino. Abbiamo aperto il loro museo con questa mostra molto importante, con 60 fogli di Leonardo da Vinci, e nel 2019 abbiamo portato una mostra di Leonardo insieme a degli artisti con le nuove tecnologie, quindi per avere una conversazione tra l'antico e l'attuale, al CTU di Hong Kong. La settimana scorsa è stata inaugurata invece una mostra a Shanghai, Who is Leonardo, in cui la Pinacoteca Ambrosiana è presente con l'80% delle opere e poi è presente anche il Museo della Pilota e Casa Buonarroti. È una delle mostre diciamo più affascinanti che sono state create ad oggi, anche per l'ambientazione che è stata creata all'interno dello Shanghai Museum. Il nostro istituto sta creando una serie di progetti legati chiaramente al 700° anniversario di Marco Polo. Sono progetti legati a dei forum, sia in Cina che in Italia, delle mostre con il percorso di Marco Polo e quindi con delle mappe su cui si può ripercorrere tutto quello che lui ha attraversato nel suo periodo, e cercando di fare anche un parallelo su quello che sono i viaggi cinesi verso l'Europa e l'Italia nello stesso periodo. Io sono in Cina da 35 anni circa, con una media di 12-15 viaggi all'anno, quindi molte volte. È cambiato tantissimo, diciamo che della vecchia Cina sono rimasti i monumenti che c'erano, tutto il resto intorno è cambiato e anche i rapporti lavorativi sono diversi, però il cuore delle persone e la struttura familiare è rimasta uguale, quindi le amicizie sono sempre molto importanti e molto profonde. Sia Italia che Cina hanno una lunghissima storia e hanno quindi tante cose in comune nel percorso storico. Il potersi confrontare continuamente su quello che è stato e quello che potrebbe essere ci aiuta moltissimo a mantenere una relazione di amicizia costante. È uno dei paesi con cui l'Italia ha sempre avuto un rapporto molto importante. Il cinese ama molto l'Italia, ama molto viaggiare in Italia. Fa dei paralleli molto veri tra la nostra struttura familiare, le nostre abitudini e le loro, perché è vero che siamo ai poli opposti del mondo, però tutto sommato ci si ritrova molto simili in tante cose. I rapporti futuri tra le nostre due nazioni saranno sempre molto stretti, anche perché dobbiamo sempre far fede ai rapporti culturali e su quelli non ci possono essere grandi problemi. Sicuramente sarà sempre in crescita il rapporto di amicizia.